Forse c'è qualcosa di peggio che vedere tua figlia morta sotto le bombe. Forse c'è un dolore più sordo, ostinato, che piangere tua nipote stroncata da un missile mentre correva verso un rifugio. Forse c'è un tormento più acuto che vedere tuo figlio sfregiato da una mina. E non sapere che fine ha fatto il sangue del tuo sangue. Sono 392 i bambini ucraini dispersi dall'inizio dell'invasione, denuncia il governo di Kiev. Nel frattempo più di 13.500 sono stati ritrovati, dicono gli ufficiali ucraini. Ma l'angoscia è per chi non si trova più, senza contare migliaia di minori deportati in Russia o nei territori occupati. Una pratica disumana che è costata a Putin e alla commissaria per i diritti dei bambini della Federazione Russa, Lvova Bielova, un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale. Il boss del Cremlino non ha fatto una piega. Il tempo è a suo favore. Più passano i mesi e più c'è il rischio che di molti non si trovino più tracce. L'apparato di Mosca ha preparato nuove identità, nuove famiglie per questi ragazzi. Alcuni sono stati portati oltre confine da amici e persino parenti in cambio di denaro. Alcuni, i più fragili come gli orfani, sono stati manipolati tanto che non vogliono più tornare indietro. Ci sono ferite di questa guerra che non si rimargineranno mai.